Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Don Domenico. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti i nostri amici a casa e buongiorno ai nostri assaggiatori. Buongiorno. Buongiorno Carlo e Buongiorno. buongiorno Anna Maria. Carlo Conti e Anna Maria Olivieri che sono sempre con noi, felici e sorridenti in attesa di provare le nostre ricette. Don Domenico oggi ha portato un cestino pieno, pieno di bellissimi fichi. E questi danno un po' il sapore della fine estate di settembre, Don Sì, Domenico. ma il figo viene in tutta la Sì. stagione estiva, no? Ma e si protrae fino all'autunno. È vero, è vero. Quindi si trova anche, ci sono delle qualità che si Sì, trovano delle anche qualità che si trovano anche in autunno, in piena estate in pure? piena estate, certo. Ah, però. Queste che qualità sono, Don Domenico? È che noi li chiamiamo il figo della Monaca proprio perché ha questo colore caratteristico, no? Sì, Delle monache. sono fichi scuri. E poi i fichi comunque sono dei frutti molto dolci Molto dolci. e che Poi, fanno sì, bene. fanno bene a chi sta bene, chi non ha problemi di zuccheri, altrimenti ecco, hanno, ecco, molti zuccheri, però è un buon energetico, è Certo. buono per iniziare con la mattina con la frutta, no? E quindi ecco, va bene anche il figo. E Poi c'ha poi, delle vitamine pure, no? sì, Quindi ecco. e poi non solo con i fichi ci si possono fare degli ottimi dolci, come un po' quello che stiamo facendo noi adesso, no? Sì. Perché noi stiamo facendo che cosa, Don Domenico? Stiamo facendo i fichi caramellati. Fichi caramellati, pensate un po' che delizia! Allora, abbiamo messo dei fichi, che faccio? Aggiungo un po' di zucchero? Sì, un po' di zucchero. Un bel po', no? Perché se Sì, si devono senza esagerare caramellare, sì. perché ecco, la pentola è Sì, piccola. poi. Ecco adesso il succo del limone, prendi un coltello. Sì, io ci metto anche un pochino di aceto, Sì, giusto? un po' di aceto Un balsamico. po' di Ecco. aceto. E poi prepariamoci a girare, se no si attaccano tutti. Don Domenico, diteci qualcosa appunto, perché bisogna mangiare i fichi? Ecco, i fichi bisogna mangiarli perché hanno delle vitamine, fanno bene, sono lassativi, sono ecco, diuretici, anzi addirittura c'è qualcuno che usa l'acqua con i Ah, fichi, no? l'acqua, Ci si sì. mette la sera un po' di fichi in un Sì. litro di acqua e poi la mattina se così beve fa molto bene. Ah, va bene. Quindi Poi, le conoscete tutte, tutte le proprietà della frutta, le sì, conoscete ma tutti. poi. Diciamo il fico acerbo o anche le foglie ha un lattice Sì. bianco, no? Che può essere usato per combattere i porri e con ecco, le verruche, no? Ecco, ci si mette perché è molto caustico, no? Ah. Quindi ecco, si può benissimo usare per risolvere questi problemi. Pure, quante ne sa il nostro Don Domenico? Erbe, piante, frutta per lui non hanno segreti. Io ho aggiunto anche un goccino di rum, così come Sì, voi mi avevate ci detto, sta bene. e Adesso adesso lo copriamo. si deve coprire e deve cuocere. In realtà, Don Domenico, ci sono anche persone, perché quanto, scusate, quanto deve cuocere? È un paio di ore. 2 ore. È un paio, sì. State freschi allora voi ad assaggiare. Le assaggiate, perché questi sono deliziosi. È una ricetta antica delle monache. Però, Don Domenico, se magari c'è qualcuno cui i fichi non piacciono o è allergico ai fichi, insomma, Sì, come dice San Benedetto, non fare agli altri quello ciò che che non no. vuoi fatto a te stesso, ecco. Quindi, se Quindi, questa ricetta non la possono sì, mangiare. ecco, ci sono tante persone naturalmente che non sanno di essere allergici, no? Se non fanno le prove È allergiche, vero, è no? vero. Però basta tenere a mente non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto Infatti. a te stesso. E allora noi vogliamo che l'ospite di oggi stia molto bene, insomma, sia molto contento qui con noi. E allora lo chiamiamo subito. Ed è Gino che viene da Pistoia. Amori, amori, Buonasera. Buonasera. Ma ben arrivato, Gino! Gino Lombardo! Allora, un signore che arriva da Pistoia, però, Gino, mi posso permettere, non mi spiego questa musica d'ingresso. Amuri, amuri, questo è calabrese. Questo è Otello Profazio, Ed una famosa canzone. Perché di fatti io vivo da tanti anni a Pistoia, ma
Sono di origine calabrese. Ah, e sei di origine. Gli autori hanno fatto questo, hanno avuto questo dono in inglese. Hai capito. Beh. Quindi, insomma, anche un omaggio alla tua Calabria. Però tu sei venuto oggi proprio da Pistoia. Sì. Adesso vedremo un poco che ricette ci farà il nostro Gino. Ci farà ricette toscane, ci farà ricette calabresi, ci farà ricette internazionali. Insomma, sarà una puntata ricca, ricca di sorprese. A tra poco. Bentornati, eccoci qui a Quel che passa il convento, siamo in compagnia di Gino Lombardo che viene da Pistoia. Buongiorno, eccoci, siamo... Grazie di avermi ospitato innanzitutto, è una questa bella ma opportunità. Ma il piacere è nostro Gino, il nostro Gino viene dalla bellissima Toscana, anche se in realtà le sue origini sono calabresi. Sì. E adesso ci racconterà un po' della sua storia, siamo curiosi di sapere che ricette ci farai, però io intanto vedo che lì sul tavolo degli assaggiatori c'è un certo traffico, ma stanno pure lavorando, ma che state facendo? Vi state pulendo la frutta, che state facendo? No, è che qui a quel che passa il convento gli assaggiatori devono anche, se vogliono assaggiare, collaborare. È logico. Giusto Carlo? Giustissimo, è così. Non abbiamo resistito ai fighi di Don Domenico, ce ne siamo appropriati, però bisogna accontentarsi di quel che passa il convento. Ma avete capito, Don Domenico, che loro stanno facendo qualcosa per la ricetta? Perché io vedo arance là, mandarini, arance qua, mandarini qua, quindi stanno aiutando, proprio ora et labora. E vabbè, allora andiamo avanti con la ricetta del nostro Gino, perché Gino ci presenta subito un piatto di pesce. Come si chiama questo piatto? Allora, questo piatto è un pesce spada con... agli agrumi. Non sveliamo segreti perché vi stiamo per dare la ricetta del pesce spada al profumo di arancia e mandarino. Occorrono 800 g di pesce spada, 1 kg di arance, le bucce di mandarino e di arance, un'arancia candita, 2 porri medi, dell'olio extravergine d'oliva, 50 g di burro, 50 g di maizena, sale e pepe. Allora, come vedete, il nostro Gino ha messo a marinare la fetta di pesce spada già da 2 ore. Un paio d'ore, sì. Un paio d'ore, quindi spiegaci come va trattato, perché questo è già marinato. Sì, quindi praticamente noi l'abbiamo già marinato solamente nel succo di arancia e di limone. E ora cosa faremo? Lo faremo a piccoli pezzi per poterlo rosolare meglio. Allora, facciamo una cosa per volta. Sì. Quindi, adesso dobbiamo scolare... L'intingolo. Ok. Bene. Vuoi un mestolo? Magari il mestolo per tenerlo fermo in modo che non si scorra verso il basso. Quindi, Don Domenico? La Marisa, usiamo quelle che i pasticceri chiamano la Marisa, bravo, o il leccapentole. Don Domenico, si vede che questo nostro signore pistoiese... sì, pistoiese d'adozione, calabrese di nascita. Questo signore se ne intende di cucina, siete contento che oggi c'è un signore che vi farà dire due parole? Di solito le donne quando vi fanno parlare male. Allora. Bene, grazie. Allora, a questo punto noi lo tagliamo, lo rimetto direttamente qui. Ecco, questi pezzetti qua che sono quelli che contengono appunto quella base grassa ricca di omega 3, che tra l'altro è di un sapore molto buono. Quindi come vedete, il trancio di pesce marinato viene tagliato a piccoli pezzi dal nostro Gino. Sì, in modo da avere... Questo sarà una porzione, questa qui, ovviamente, no? Allora, adesso noi dobbiamo andare ai fornelli, perché questo pesce spada deve essere rosolato in padella, vero Gino? Sì, esattamente. Ecco, facciamo una rosolatura veloce. Ma io lascerei mezzo dito, ma mezzo dito così. Sì, allora. Si deve scaldare molto? Ma io andrei a portarlo sui 100 gradi e qua è qualcosa, ecco, vediamo qui un po'. Ecco. Ora qui si fa la sveglia, io non conosco questa piastra, però insomma voi siete già abbastanza esperti. Vediamo un pochino, secondo voi sarà pronto l'olio?
Ecco qui, brava, è pronto, dai, dai. Avete visto? Questi piccoli trucchi eccellente, che ci insegnano eccellente. I nostri ospiti. Detto, mettiamo anche con le mani, dai. Tanto così lo adeggiamo tranquillamente. Anche quindi se lo devi far la mia camicia non sarà contenta, ma è uguale, poi dopo gli un problema. Questo. E poi ci pensa tua moglie davanti. Certo, è vero, è vero. È vero. Ciao, saluto Cecilia, ciao. Tua moglie Cecilia. Che mi sopporta, da tantissimi anni. Ecco, sì, qua. Ma sembra che si sia... ecco, li aggiungiamo tutti. Bene, ora se abbiamo le forchette ce le abbiamo. Bene. Perché adesso tu li devi comunque rigirare, quindi, diciamo, perché si devono dorare da entrambi i lati, giusto? Diciamo che questo spessore qui, siamo sui 2 cm/3, sì. Diciamo ci vogliono, anzi, dai 30 secondi a un minuto per lato. Ecco, Gino, tu sei nato a Bagnara Calabra, sì. Che lo conosciamo tutti perché è il paese della grande Mia Martini, vero? Vi ricordate? Però poi in realtà sei vissuto tutta la giovinezza, l'hai sì. trascorsa a Reggio Calabria. Sì, perché i miei sono trasferiti da quella città e quindi sono andato a seguito la famiglia, ero un bambino. Ma chi ti ha insegnato a cucinare? Ma io, chiaramente, i primi insegnamenti sono dalla mamma, perché era lei che stava sempre ai fornelli. Certo. Quindi, siccome cucinava anche bene, quindi ha educato il mio gusto a pretendere sempre di più. E quindi è con un imprinting particolare, che è quello della cucina calabrese, ma non quella di peperoncino in duia, quella un po' più, diciamo, abboccata, più tranquilla, che ha un connubio con la Sicilia, diciamo, no? Ah, vedi. E quindi speriamo che i nostri assaggiatori non mi boccino. No, vediamo. Loro sono molto severi e critici, ma anche il nostro Don Domenico. Vero, Don Domenico? A voi questo profumo di pesce spada così agrumato, che cosa vi fa tornare in mente? Vi fa tornare soprattutto, ecco, la mia giovinezza, quando a casa mia madre non faceva mai mancare il pesce, ogni settimana eravamo il pesce, no? E mi ricordo che un modo come lei, diciamo, lo cucinava era su una piastra, no? E poi ci metteva un pochettino di olio a crudo, che era fantastico. Sì, quindi era molto veloce, ma lì... In purezza proprio. Sì, è la qualità che è buona. Bravo, no? La quando qualità. Il pesce è buono, è la qualità, sì. Sarebbe buono pure crudo, no? Sì, bravo. Io pesco cotto, però. Allora, facciamo i complimenti a chi ha comprato il pesce spada, perché devo dire... che il profumo, Don Domenico, lei che dice? Sì, come è lo buono, sente? È buono, gli diamo un buon voto, no? Beh, certamente. Sì, sì. Bene. Allora, potremmo anche fermarci a questo punto. E allora lasciamolo da parte, perché noi dobbiamo tornare di qua, prendere un'altra pirofila che dobbiamo cospargere e riempire con di i nostri porri, già lavati per bene. Allora, okay. Sì. Vi passo, ecco qui, tagliamo i porri a fettine, a rondelline, giusto? Sì, le facciamo da piccole fettine. Ecco qui. Io ovviamente lo taglio per lungo, non domenica, e poi in questo caso va bene. Sì. Ecco qua, certo. Il porro, come tutti sappiamo, è noto per la sua dolcezza. Don Domenico, ma volete vedere intanto perché il nostro Gino è venuto a cucinare qui con noi? Per fare la gara con Don Domenico. No, tagliare il porro. No, ve lo facciamo vedere noi, guardate. Un saluto a te Gino Lombardi, volevo dedicarti questa. Con sta pioggia e con sto vento, chiama Gino il tuo convento. Ciao bello, auguri. Ma chi è che bussa a sto convento, Don Domenico? Chi bussa? Gino che bussa al convento? Ma che simpatico, ma chi è, un tuo amico? Sì, Salvatore, un mio amico. Ciao Salvatore. Ciao. che carina questa battuta. Allora, nel frattempo il nostro Gino e Don Domenico hanno tagliato il porro a pezzetti e poi Gino ha messo un filo di olio sulla pirofila, ha ricoperto la base con le fettine di porro, un po' di sale e a questo punto attenzione perché dobbiamo fare la riduzione, si chiama così in cucina, cucina semplice una piccola, e di alto livello. Sì, una salsa, facciamo una salsa utilizzando una salsa. Il burro, l'intingolo che abbiamo usato per la marinatura, perché di marinatura poi si tratta alla fine, e quindi un po' di maizena come addensante, che tra l'altro anche chi ha problemi di celiachia. Allora, anche... un po' di burro abbiamo detto, benissimo. No? Si deve sciogliere? Sì, facciamolo sciogliere. Cercavo una frusta per... vediamo un po' se... Ora il burro si sta sciogliendo. Bene. Dai, non bisogna alzarlo perché il nostro...
la piastra di induzione. Allora, facci vedere quindi quando aggiungiamo il succo della marinatura, vediamo un pochino. Vorrei aspettare un altro secondo, ma possiamo anche andare, tanto già una parte liquida del burro ce l'abbiamo. Ecco, e poi il cucchiaino per la maizena. La franzializziamo un pochino, gli diamo una bella, uno sprint. È già alzata? Sì, sì, perfetto. Andiamo a mettere un cucchiaio raso di maizena, un pochino in più. Vediamo un po' alzando. E più di così non va. Bene. Non dobbiamo fare, ora, non dobbiamo fare una besciamella, dobbiamo fare una salsa un pochino densa. Non dobbiamo fare una, dobbiamo fare una salsa densa, quindi con quella quantità di maizena ce la dovremmo fare. Stiamo preparando la riduzione. Sì. Carlo, tu la prepari ogni tanto la riduzione per le tue ricette? Sì, sicuramente. È fondamentale per alcune ricette prepararla, di tutti i tipi. Anche Anna Maria? Io invece, più che salse, magari metto il vino bianco vino e sfumo bianco. E faccio le cremine col vino. Perché la riduzione ti dà un po' dell'idea della cucina sofisticata, un po' possiamo moderna. Io direi che va bene così. Ma in realtà, insomma, è una cosa molto semplice da fare, come avete visto, in pochissimo tempo. Le cose bisogna evitare di fare grumi, cosa che a me qualcuno mi è rimasto, ma quello fa parte della diretta, diciamo. Però va bene, ci siamo. Io dove lo appoggiamo questo? Allora, vieni okay. Perché dobbiamo quindi mettere, a questo punto io metto... Possiamo assemblare tutto? Sì, bene. Mettiamo le fette di pesce spada qui sopra, perfetto. Giusto? Sì. Ecco. Posso appoggiare qui sopra? Appoggio qua sopra. Sì. Don Domenico, io a voi chiedo un grosso favore che soltanto voi potete fare. Dimmi. Abbiamo nascosti chissà dove un bel cestino di broccoli. Che dobbiamo assolutamente mettere a lessare nell'acqua bollente che si trova sul fornello. Sì. E, perché ci servirà per la ricetta successiva. Sì. Ma io per guardate la un po'. Verdura, lo volete mettere? Sento un odore particolare, lo trovo subito. Sì, sicuramente lo sentirete col vostro super olfatto. È talmente buono già si mangia, sarebbe buono già così. Già è vero? Buono così, col, già è buono solietto. Così. Allora già posso incominciare a pulirlo? Sì, Don Domenico, mettetelo subito a lessare. Allora, a questo punto... Ricordo, a questo punto noi non abbiamo salato ancora di bene, il pesce. Bene, bene. Io gli metterei un po' di sale sopra il Vai, pesce così. Metti un po' di sale. Senza esagerare, come sì. ho detto prima. Facciamo una grattugiatina, abbiamo sì, detto, esatto. con gli agrumi. Gli agrumi che poi hanno già fatto Carlo e Anna Maria. Ah, ma loro per noi l'hanno fatto. Questo. Ma già fatto? Ma non dovete grattugiarlo, Bucce? No, noi abbiamo fatto le scorzette, ma però la nostra talpa ha detto che servivano le scorzette. La prossima volta dovete lo stare noi, attenti. Lo grattugiamo noi allora. Però allora. Prima, io metterei prima una riduzione con un cucchiaio. Sì, vai. Poi allora, così, la riduzione. Gino i broccoli tutti? Devo fare? Ma a due, diciamo, vanno bene due. Dipende poi dall'appetito che c'è nello studio. Qui c'è sempre tanto appetito, perché gli assaggiatori si divorano tutto, ma non parliamo dei nostri tecnici, che sono bravissimi. Qui non li vedete, ma sono eccezionali. È vero. Mi hanno accolto molto bene. Devo dire grazie anche agli autori, a tutti, insomma, a tutto lo staff. Veramente sono quasi... No, quasi, sono commosso. Allora, qui un po' è rimasto. Ok. Lasciamocelo per dopo. Detto questo... La nostra grattugiatina. Grattugiamo quindi un pochino, a questo punto inforniamo a che temperature? Per 180 quanto... gradi per circa 20-25 minuti. 180 Dipende... gradi sì. per 25 minuti, Carlo e Anna Maria la prossima volta devono fare i compiti per bene, perché se no non assaggiano niente, perché se dovete aiutare, dovete aiutare, va bene? Don Domenico l'ha messo già il broccolo. Messo. Una cosa volevo dire, sì. ci va bene una spolverizzata di pepe nero, no? Bene. Ma glielo mettiamo verso la, glielo mettiamo alla in concomitanza fine. Con la frutta candita, quindi, così abbiamo questa nota sprint con il dolce. Io in forno, a 10 minuti dalla fine okay. aggiungeremo anche le scorzette candite, ma questa è un'altra storia. A tra poco. Ciao. Bentornati, eccoci qui, stiamo facendo una bellissima puntata con un signore, posso dire così, un elegante signore di Pistoia
che è originario però della Calabria, ma insomma che si sente però un toscano doc, questo lo dobbiamo dire. Allora, abbiamo fatto un buonissimo piatto di pesce spada marinato con gli agrumi che si sta ancora cuocendo in forno e che non è ancora del tutto finito, quindi vedremo dopo quali sono i passaggi che andranno aggiunti. Adesso però il nostro Gino ci fa una ricetta che sembra calabrese sentita così, ma in realtà è una ricetta internazionale, perché ci farà vedere che questa pasta, perché è una pasta quella che stiamo andando a fare, e si fa in tutta Italia, magari in modi diversi, ma in tutta Italia. Noi li chiamiamo fusilli di semola con broccoli e guanciale. Per preparare i fusilli occorrono 300 g di farina di semola, 100 g di farina 00, dell'acqua, 1 kg di broccoli freschi, 2 spicchi d'aglio, un peperoncino fresco, 100 g di guanciale, un bicchiere di vino bianco, dell'olio extravergine d'oliva e sale. Allora, Don Domenico, come si chiamano i fusilli in Puglia? Pizzarielli. I pizzarielli, i pizzarielli. E Don Domenico, noi nel frattempo abbiamo messo a cuocere i broccoli che ci serviranno per realizzare il condimento di questo piatto. Diteci qualcosa sui broccoli. I broccoli sono un ingrediente stagionale, invernale, sarebbe bello averlo tutto l'anno. Si ha insomma tutto l'anno, però noi usiamo i prodotti freschi, sì, e però, fa bene. Sì, però fa bene. A differenza di altri ortaggi, veramente il broccolo si può trovare anche tutto l'anno, no? Ah, sì? Perciò direi, non lo definirei più stagionale, anche se ci sono alcuni periodi, come per esempio l'autunno, che è proprio il periodo, no? Il tempo, ecco, dei broccoli. Ma per esempio con il broccolo calabrese generalmente si usa fare così, almeno alcuni. Si taglia il broccolo centrale, l'infiorescenza centrale, poi mette tutti questi getti che durano fino alla primavera, no? Se non ci sono, ecco, invernate troppo rigide, quindi si trovano sempre. E poi si possono anche piantare direttamente in estate, basta darci ecco molta acqua. Quindi direi che si possono si trovare trova tutto sempre, l'anno, ma soprattutto è l'autunno, ecco, l'inverno, l'autunno. Il tempo della, di questo prodotto. C'hanno vitamine, c'hanno minerali, hanno tutto. Quindi io direi che i broccoli, i cavoli, ma tutta la famiglia delle brassicacee non dovrebbe mai mancare ogni giorno. Ecco, nel pranzo, cena, pranzo, colazione, sì, mangiatevi il broccolo. Mangiamo anche una volta al giorno, eh. Allora, vediamo un pochino, intanto il nostro Gino è andato avanti con la pasta, vero? Sì, quello che volevo, infatti, sì. Si vede anche dall'impasto, sì. Che l'impasto deve procedere non molto umido, infatti sì. Vede che rimane quasi asciutto, sì. deve assorbire il liquido, l'acqua in questo caso, bene, bene. Piano piano, perché la semola ha bisogno di essere rimaneggiata molto e quindi poi alla fine dovremo avere un impasto, sì, certo. Plasmabile, ma consistente. Sì, consistente. Carlo, ma invece da voi come si chiamano questi fusilli? Classico è fusillo, però per esempio da levate anche il rigido, da parte mia anche le fileia. Fileia? Sì, sì. Forte, è vero, fileia. Invece sì. Da Anna Maria? Da noi forse sono i bigoli al torchio. Perché si usa un torchio che fa un po' la forma del fusillo. Ah, i bigoli, hai ragione, i bigoli, quelli del nord. Allora, io direi che l'impasto è pronto, vero Gino? Sì, ma possiamo ancora... Dovrebbe essere lavorato un altro po', sì, perché vabbè. Comunque è un impasto che ha bisogno di una lunga lavorazione, sì. Ma noi abbiamo quello pronto. Quello già pronto. Eccolo qua. Grazie. Don Domenico, volete intanto controllare la consistenza dei broccoli che si stanno cuocendo nella pentola, perché poi a un certo punto dovremo anche scolarli. Sì, sì, sono già pronti. Sono pronti? Li posso scolare, sì, allora. Sì, scolate, mentre intanto Gino stende la pasta. Vedete che è un piacere cucinare, sì. Con voi, perché siete anche degli ottimi assistenti. Hai visto? Ti diamo una mano vera. Ma è vero. Dai. Allora. Faremo due tipi di preparazione. Il ecco. Primo, quello col ferretto, sì. Che è quello un po' più complicato, sì. Perché... Se la pasta, ecco, questa è banza plastica, come vedete, se la pasta non è molto, sì.
plasmabile, rischia che si attacca al ferretto, no? Quindi sì. Come si fa? Si prende un po' di impasto. Sì, vuoi un po' di farina? Sì, un po' di farina ci andrebbe, grazie. Un po' di farina? Sì. Ecco. Grazie, basta. Allora, guardate, attenzione, perché Gino ci sta facendo vedere come sono i fusilli. Questi sono quelli calabresi. Sì, quelli calabresi, che si fanno con questo ferretto qua. Quindi chi ce l'ha, sembra insomma un ferretto di concimento. Sì, è un ferro da calza. Sì. A volte le nonne usavano un prodotto, diciamo, che era uno stelo raccolto nei campi, di una pianta che forse Don Domenico conoscerà. Guarda. Allora, qui noi abbiamo troppa farina. Sì. Il trucco per far venire bene questi fusilli è la pressione che noi andiamo a esercitare quando lo sfiliamo. Dobbiamo essere delicati. Esatto, prendiamo un pezzo tipo uno gnocco, lo giriamo così e piano piano procediamo in questo senso, usando molto la parte del palmo della mano. Fanne due o tre, ne facciamo fare uno pure a Don Domenico, che non è calabrese, ma è pugliese. Ma secondo me sarà bravissimo anche lui. Sì. Ecco qui. Fanne qualcun altro, dai. Prego, faccio un altro e poi... Sì, fanne un altro. Quindi questo è il... Ora qui siamo un po' presi anche dalle telecamere, ed è anche chiaramente la temperatura nello studio un po' influisce, le luci, queste cose, però noi insomma ce la faremo ugualmente. Don Domenico, voi avete scolato i broccoli, vero? Così siamo pronti poi per lavorarli. Intanto, dai, facciamone fare uno a Don Domenico. Don Domenico fa il fusillo di semola. Avete visto bene come muove le mani Gino, eh? Quindi mi raccomando, non troppa pressione, cioè, vediamo un pochino. Tanto Don Domenico è capace a fare tutto. Sì, sono convinto. Sì. Ci vuole concentrazione. Certo, se facciamo questo per ogni fusilo, Don Domenico, siamo fino a domani mattina. Però ci siete riusciti. Però piano piano, sì, dai. Ci siete riusciti. Va bene. Bravo, perfetto. Direi che è venuto anche meglio di quello di Gino, diciamolo. È vero. È vero, Gino? Sì. Adesso lo rompe per toglierlo e invece qua, no. Guardate che bravo. Bravissimo, donne. Adesso, Gino, togliamo il ferretto, perché noi vogliamo vedere invece come si fa il fusillo in Toscana, in Umbria. Esatto. Facciamo lo strangozzo. Nelle altre regioni d'Italia. Quindi a questo punto facciamo così. Rimpastiamo un attimo la pasta. Ti serve farina? No, c'è anche troppo. Allora grazie. La posso togliere. Sì. Senti, mentre tu tagli questo, posso tagliare a tocchetti il guanciale? Direi che ti ringrazio per questo. A tocchetti piccolini? Sì. Allora, intanto io ti stendo la pasta con un mattarello, con un'altezza di 2-3 centimetri. Sì. E poi la taglieremo con l'ausilio di un tagliapizza oppure di un coltello a lama liscia. Certo. Col tagliapizza si fa prima, non ci si fa male. Ok. Ecco, questa pasta ha la giusta plasticità per fare queste cose. E poi questo è un tipo di pasta che va bene con qualsiasi sugo. Il tagliapizza. Allora, con un tagliapizza. Okay. Ecco, lo spessore è questo, 2-3 centimetri. Con un tagliapizza facciamo dei tagli così, anche se non sono perfetti non succede nulla. Certo. Ah, quindi fai delle striscioline. Sì, larghe un centimetro, poco più, poco certo. meno. Ok. Poi prendiamo queste strisce. E come le lavori? Come si è fatto prima, solamente che non si usa più il ferretto. Ah, quindi vediamo, dai, Don Domenico, guardate bene, perché poi lo dovete fare pure voi, eh. Possiamo fare della lunghezza che vogliamo e ecco, questo qui è un picio. Ah, quindi ecco, questo lo è il picio. Questo sembra un bigolo, Anna Maria. Che possiamo anche spezzare e quindi lo sembra mettiamo. Un bigolo, ma dai, dammene un pezzetto che lo faccio anch'io, divertente. Questo è divertente, perché si fa la svelta. Sì. Ecco, questi si fanno velocemente, alla svelta, allora. Non domenico vuole fare di qui? Vabbè, faccio qui. Sì, ne prendo uno. E questo è più semplice. Sì, e si allarga si fanno tanti in pochissimi minuti. Un po' di farina.
Ecco qua. Quindi in pochissimi minuti, pochissimi, ma anche i bambini possono, esatto, partecipare. Infatti, infatti la cosa è bella, coinvolgere la famiglia in queste, certo, cose, mentre il sugo sobbolle piano piano, sì, che può essere un ragù alla bolognese, può essere un ragù... Ma lasciarli lunghi è più bello. Sì, no, infatti, sono d'accordo, è vero. È vero, è vero. No, io li ho tagliati per evitare che si attorcigliassero, magari gli mettiamo un po' di farina. La tua famiglia ti aiuta in cucina, Gino? Chi cucina a casa tua? Tua moglie cucina? Mia moglie è un'ottima cuoca, però, sì, da quando lei ha appurato questa mia passione ormai da tanti, sì, anni, dice, visto che ti piace cucinare, fallo tu. E giustamente, è giustamente. Ma poi chi li lava i piatti? La lavastoviglie, ma i tegami li lavo io. Sì. Come si chiama tua moglie? Cecilia, Cecilia. Vi, ciao, Cecilia. Vi siete conosciuti in Calabria, noi, vero? Noi siamo conosciuti, sì, qualche decennio fa. Sì. Io ho conosciuto in una clinica privata dove le facevo un corso di infermieri, io lavoravo lì. Gino, io nel frattempo, sì, ho preso di nuovo il pesce spada. Perfetto. Non perché sia pronto, no, però senti già il profumo del porro come viene fuori, guardate che bello, perché dobbiamo aggiungere i pezzetti di candito. Dobbiamo aggiungere questi qua, sì, ecco. Come li metto, interi? Sì, interi, disponendoli con una certa... Così? Ah, sì, sì, in modo che siano sopra il pesce, che poi un po' quando hanno quella nota dolce. Sì. E devo dire, li ho assaggiati, sono eccellenti. Ci stanno bene. Sì, no, sono eccellenti questa qualità, perché anche di più. Dai, ah, sì, ma giusto una... Va bene, ok. Un assaggio. Va bene. E quindi continuiamo con i nostri... Come li chiamiamo, Don Domenico? Questi qua? Maccheroni. Ecco qua. Ecco, quindi i nostri, io li chiamo vigoli, fusilli, come li avete chiamati? Ma quei due che stanno facendo? Pure loro stanno facendo la pasta. Ma io, Vigida, devo convincere Carlo che questi sono vigoli. E invece che sono, Carlo? Vermicelli. Però... La curiosità, come è arrivata sul tavolo vostro, ancora non lo so. Vabbè, poi dopo la buttiamo tutta nell'acqua bollente, perché noi dobbiamo proseguire con la lavorazione del condimento. Don Domenico, prendete la donna, voi avete preso il broccolo, abbiamo lessato dei bei broccoli freschi e adesso una parte di questi broccoli devono essere frullati e una parte devono essere ripassati in padella. Allora io direi di dividerci in due squadre. Ok, allora precisi, due squadre. Voi due andate a lessare in padella e io frullo. Perfetto. Va bene? Padella. Quindi. Gli do prima a lei un po', sì, di... Mettiamocene di un poco qui dentro. Voi invece come lo fate questo condimento? Mettiamo un aglio vestito schiacciato. Aglio vestito, sì, e schiacciato. Sì. E l'olio e basta. Ecco qua, in una padella. Sì. Li saltiamo 2 minuti, giusto 2? Sì, la padella come deve essere, va bene, grande. Va bene questa, questa la quantità, va bene questa. Ecco, okay, qui. Olio d'oliva, extra, esclusivamente. Questo è olio. Bene. Aggiungi, vale, l'olio. Don Domenico, mettete a ripassare i broccoli. Ah, è un peperoncino, ecco. Il peperoncino, ecco, aggiungetelo, qui, che per uno che viene dalla Calabria non può mancare. Marco uno. E allora, io intanto frullo i broccoli, voi ripassate i broccoli vostri, ognuno c'ha i broccoli suoi e andiamo a vedere la nostra Fabiola dove si trova oggi. Eccomi, oggi sono nella cucina dello chef Alessandro Miotto che sta per preparare un piatto che è... Il baccalà in fazzoletto con radicchio. Benissimo, facci vedere come si prepara, ma soprattutto io sono rimasta molto incuriosita da questo fazzoletto. Dici che cos'è e come si prepara o dove si mangia. Questa è una pasta brick, è un prodotto che viene dal Nord Africa e viene usato soprattutto per fare i dolci, ma non essendo dolce noi lo possiamo usare anche per il salato. Perfetto, quindi noi lo utilizziamo appunto come fazzoletto, come base. Allora, io adesso mi spremo il lime. Sì, e questo lime sappiamo che ha un sapore un po' più forte del limone, ma è appunto molto piacevole. Meno aggressivo, poi ci vado a mettere un po' di buccia di lime. E ho sfogliato il radicchio trepigiano. Lo vado a battere un po' per ammorbidirlo. Questo radicchio ovviamente è fatto apposta, diciamo, al sapore giusto per contrastare il baccalà. Esatto.
E poi ricorda un po' la mia regione, il Veneto. Insomma, mi sembra giusto. Il baccalà e radicchio. Allora, ho messo a marinare un po', marinare 2 minuti lime, succo, lime, buccia del lime, il baccalà, un po' di olio e pepe. Vado a chiudere così il baccalà e prendo la mia pasta bricca. Volgi quindi. E lo vado a chiudere come se fosse un regalo. Perfetto, perché in realtà c'ha la sorpresa. Esatto, esatto. Allora, questo qui adesso al forno, 18 minuti a 180 gradi. Noi ovviamente ce l'abbiamo già pronto, quindi io, esatto, aspetto che tu porti quello già cotto. E abbiamo qui il nostro fazzolettino già pronto. Questo è il risultato dopo 18 minuti a 180 gradi. Lo andiamo a impiattare, niente. Quello era solo per la marinatura. E voilà, il piatto è pronto, lo andiamo. Bravissimo, tu lo tagli perché io, ovviamente, prima di salutare, già ecco, sento il profumo, ma adesso vi saluto, vado per assaggiare, vi lascio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! No, no! E lei assaggia, Don Domenico, Fabiola assaggia delle cose buonissime, ma anche noi vogliamo assaggiare questi fusilli con i broccoli strepitosi del nostro Gino. I broccoli, allora, una parte dei broccoli lessati sono stati ripassati in padella con aglio e peperoncino, un'altra parte invece sono stati semplicemente frullati con un mini pimer. Adesso come proseguiamo, Gino? In una padella mettiamo a soffriggere un po' di guanciale. Giusto? Con un pochino di olio. Un goccino di olio e poi lo sfumiamo con il vino. Bene. E quindi ci siamo. Possiamo anche buttare, perché tra l'altro io vedo che i nostri. Cioè, ma che stai facendo lì con il pepe? Sai che stai pestando, Carlo? Il pepe. Per fare che? È per metterlo sulla spada. Perché ti stai mangiando il pesce spada buonissimo di Gino? Te lo stai già mangiando, è uscito dal forno. Don Domenico, gliel'avete dato voi? No, stavolta non avete scuse. No, nessuno. Eravamo in tutt'altre faccende affaccendate. Quello stava in forno, era una cosa, si sente un profumino da qui. Carlo, Meglio non svelare. E allora come... È stato Don Domenico è stato così. La voce della sincerità, Don Domenico, voi siete un buono. Quando si fa il bene non bisogna, ecco, diffonderlo. È vero. Bisogna farlo e basta. Come avete detto prima, Don Domenico, fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te. Quindi pure voi vorreste assaggiare pesce spada, diciamocelo. Sì. Allora, intanto guardate che mentre il guanciale soffrigge, noi aggiungiamo anche la crema di broccoli. Dovevamo mettere il vino prima, però. Il vino non l'abbiamo ancora messo? Aspetta, come lo mettiamo? Aggiungiamo adesso il vino, lo lasciamo sfumare un pochino e poi aggiungiamo la crema di broccoli. Ecco il profumo che viene su. Che profumo meraviglioso! E che bel colore pure. Ma guarda, un piatto eccezionale che raggruppa tra l'altro tutte le regioni d'Italia, esatto, con questa pasta che hai fatto. Abbiamo dovuto fare questa unione. Che è un'unione di tutte le regioni d'Italia e sapete che c'è? Io butto la pasta e mentre la butto riepiloghiamo i passaggi di tutte queste buone ricette. Per preparare il pesce spada al profumo di arancia e mandarino, tagliate i tranci di pesce e metteteli a marinare per almeno 2 ore con il succo delle arance. Poi asciugate i tranci di pesce e metteteli a friggere con abbondante olio. Nel frattempo affettate i porri a fettine sottili e utilizzateli per coprire il fondo di una pirofila. Adagiatevi sopra i tranci di pesce dopo averli dorati da entrambi i lati. Salate e aggiustate di pepe. Preparate la riduzione del succo d'arancia usato per la marinatura. Mettetelo in un tegamino e fatelo ridurre con il burro e la maizena. Versatelo sopra le fette di pesce spada e infornate per circa 25 minuti a 180 gradi. Prima di sfornare, aggiungete le scorzette di arancia candite e lasciate cuocere ancora qualche minuto.
per i fusilli di semola con broccoli e guanciale, impastate le due farine con l'acqua necessaria per ottenere un impasto consistente ed elastico. Lasciatelo riposare per circa mezz'ora. Poi tirate i fusilli e disponeteli su un vassoio per farli asciugare. Nel frattempo lessate i broccoli fino a renderli molto morbidi. Prendete una parte di broccoli e frullatela con il mini pimer, aggiungendo olio e un pizzico di sale. Il resto dei broccoli va saltato in padella con l'olio, gli spicchi d'aglio e il peperoncino tagliato a pezzetti. In un altro tegame rosolate il guanciale con l'olio. In seguito unite la purea di broccoli e sfumate con il vino bianco. Cuocete i fusilli in abbondante acqua salata. Scolateli e conditeli nella padella con i broccoli saltati e la purea. E allungate con l'acqua di cottura lasciata da parte. E la pasta è pronta da scolare, guardate, perché non ci vuole proprio veramente niente a cuocere i fusilli. La mettiamo nella padella con la crema e la facciamo mantecare per bene, mettiamoceli tutti Don Domenico, sì, perché questi sono veramente squisiti. E la ricetta non è finita qua, perché adesso dobbiamo fare la conclusione, ma noi vogliamo ascoltare prima il pensiero di Don Domenico. Un pensiero di San Francesco d'Assisi, un raggio di sole. Ricordatevi, fratelli, che un solo raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre. Che immagine fantastica! Il sole appena illumina toglie tutte le ombre. Vero. Voi pensate, se nella nostra vita entra Dio, anche nella nostra vita si tolgono tutte le ombre, perché Dio è il vero sole. Che bello, Don Domenico. Due parole, avete detto proprio veramente tutto. Bravo, bravo, mi è proprio devo piaciuto. Dire che è proprio vero. Bello, bello. E allora, a questo punto, finiamo di preparare il nostro piatto. Mettiamo i broccoli che sono stati ripassati, saltati. Eccoli il sapore qua. Anche del peperoncino. Certo. Mamma mia, che piatto strepitoso, Gino. Vai, vai. Io direi... un po' di acqua di cottura, poco poco. Volendo un po' di acqua di cottura, e poco poi, poco. Ecco, un mestolino, non ce l'abbiamo, sì, ok. Sì. E poi chiaramente qui non può mancare, secondo me, se uno gli piace, un bel po' di pecorino sopra. Ma qui, allora, ognuno di voi si può sbizzarrire come vuole. E allora ringraziamo Gino per queste due veramente ottime e particolari ricette e ringraziamo tutti voi. Arrivederci, alla prossima ricetta.